Allora, facciamo i dieni. Allora, i dieni sono dei composti che contengono due doppi legami. Questi due doppi legami all'interno della molecola possono essere vicini, quindi possiamo avere due atomi di carbonio legati a due doppi legami, quindi uno vicino all'altro. Questi doppi legami possono essere coniugati, cioè fra uno e l'altro ci può essere un legame semplice. Ok, ad esempio questi qui sono coniugati, quindi abbiamo un doppio legame qui. Qui l'abbiamo semplice, poi ancora un doppio legame, oppure possono essere isolati quando ci sono più carboni legati da legami semplici fra i due doppi legami. Allora, i dieni sono i costituenti, ad esempio, di molte gomme sintetiche. Hanno come caratteristiche meccaniche un'alta resistenza all'abrasione e sono resistenti all'invecchiamento, quindi vanno benissimo, ad esempio, per fare delle guarnizioni, vanno benissimo anche per produrre le suole delle scarpe, i tacchi, piuttosto che i pneumatici. Ecco, tutte queste cose qui sono utilizzate, vengono utilizzati i dieni. Allora, per quanto riguarda la loro nomenclatura, suffisso è diene, quindi si procede sempre allo stesso modo, si contano gli atomi di carbonio presenti nella molecola, la numerazione viene iniziata in modo tale da coinvolgere subito il primo dei due doppi legami, quindi 1, 2, 3, 4, 5, quindi questo qui è un pentadiene, e viene messo in evidenza con la numerazione dove si presenta il doppio legame, quindi in posizione 1 e in posizione 3. 1, 3, pentadiene, quindi dalla formula al nome, oppure se noi abbiamo il nome, ricavare la formula. Allora, ricavare la formula, anche questo qui è un pentadiene, quindi quello che vi consiglio sempre è rappresentare la catena, in questo caso penta, 5 atomi di carbonio, andare a posizionare il doppio legame laddove ci viene indicato dal nome, quindi 1 lo mettiamo qui, questo carbonio 1, questo il 2, questo il 3, questo è il 4, quindi l'altro lo possiamo mettere in questa posizione qua, quindi già vediamo che è un diene di tipo isolato perché abbiamo questi due atomi di carbonio con il legame semplice e solo dopo andiamo ad aggiungere gli atomi di idrogeno in modo tale che non ci sbagliamo, cioè cominciamo a vedere che carbonio 1 ha già due legami fatti con carbonio successivo, quindi qui dobbiamo mettere un 2. Questo atomo di carbonio ne ha due impegnati col primo e uno col terzo, quindi basterà un idrogeno. Ok, questo qui invece ne avrà bisogno di due, questo qui ne ha uno impegnato col carbonio 3, due impegnati col carbonio 5 e quindi qui basta un H e questo qui ne mancano due, va bene? Quindi questa qui abbiamo scritto la formula correttamente. Questo qui è questo composto, questo qui l'ho scritto. Allora, questo qui è 1, 2, 3, 4, quindi è un butadiene, con 4, anche questo qui di tipo coniugato, vedete, in posizione 1 e in posizione 3, quindi 1, 3, butadiene, posizione 1 si conta da dove parte, non legame, quindi se ho cominciato la numerazione da qui, per me questo è l'1, quindi in 1 c'è un doppio legame, in 2 no, e in 3 c'è il doppio legame con il successivo e quindi lo metto qui. Vi la faccio vedere la molecola perché l'ho costruita come modello, che così verifichiamo anche che questi atomi di idrogeno siano a posto. Allora, questo è il carbonio 1 con i due legami, con i due atomi di idrogeno, il doppio legame, poi viene questo carbonio che è il 2 che vedete che ha un solo atomo di idrogeno.
Va bene, poi il carbonio 3 è questo che sto tenendo in mano, che ha legato un idrogeno, poi forma il doppio legame con il quarto atomo di carbonio, che è questo qui, che ha legato i due atomi di idrogeno. Ci possono essere dei composti che sono anche trieni, lo dico perché a breve, quando facciamo i composti aromatici, è importante saperlo. I trieni, lo scrivo qua, sono dei composti che hanno tre doppi legami, tre doppi legami. Ok? Lo accenno solo e poi li prendiamo in considerazione quando facciamo i composti aromatici, in particolare il benzene. Ok.